Aniello Nasti, attivista di Potere al Popolo. Ecco, l'amministrazione Visconti, con un atto di giunta, ha manifestato la volontà di affidare la gestione del servizio idrico integrato, cioè acqua e fognatura, ad Acquedotti SCPA, una società consortile pubblico-privato. Ecco, perché questa scelta non vi piace? Allora, innanzitutto c'è da fare un discorso di metodo, perché comunque le modalità sono alquanto comunque strane, perché il tutto comunque è stato pubblicato il 29 dicembre, però c'è sull'albo pretorio il 18 gennaio. Questo a livello di tempistica lascia un pochettino qualche sospetto, perché come tempistiche diciamo che è stata fatta una cosa, diciamo, nel pieno silenzio, con tempi molto ristretti. Questa è già la prima cosa molto strana. Stranezza. Sì, diciamo quantomeno una stranezza. In secondo luogo, la cosa grave che di tutta questa faccenda è che comunque noi nel 2011 abbiamo votato tutti un referendum dove c'era una volontà popolare molto netta, che andava in direzione quindi dell'acqua come bene comune, bene quindi che non deve essere legato a tutte quelle che sono le dinamiche del privato. Per cui esigiamo almeno che il sindaco ci metta la faccia rispetto a questa cosa qua, ci faccia capire quali sono le sue reali intenzioni nei tempi, diciamo, quanto prima è possibile, perché il tempo stringe in effetti. Ecco, ormai le gestioni in house, diciamo, sono quasi tutte passive, nel senso che creano dei buchi di bilancio, perché diciamo la gente comunque c'è una grande sacca, ci sono grandi sacche di evasori. Ecco, voi cosa proponete in alternativa? Allora, pure su questo c'è da fare un discorso di metodo e un discorso di merito, perché allora la premessa generale è che innanzitutto i cittadini sono stati chiamati a votare nel 2011 su una cosa e su quello sono stati netti. Ora è chiaro che i comitati, siccome non devono essere sempre quelli del no, i cittadini, gli attivisti non devono essere sempre quelli del no, fanno una cosa in più e già hanno pure un'alternativa rispetto a questa cosa qua, ma non sta scritto da nessuna parte, perché comunque c'è una volontà chiara, netta: nel 2011 l'acqua deve essere pubblica, ora l'amministrazione deve vedere come deve fare. Dopodiché noi non vogliamo essere identificati come quelli del no, quindi la soluzione c'è. Noi abbiamo un modello dell'ABC che va benissimo, il modello del distretto di Napoli, quindi si crea, a nostro avviso, un'azienda unica nel distretto di Napoli con tutte le città che sono consorziate, in modo che si crea un qualche cosa che è pubblico, però siccome noi non abbiamo il feticcio del pubblico a tutti i costi, deve essere un pubblico che funzioni anche bene allo stesso tempo, quindi un pubblico che funzioni, perché noi non siamo quelli dei feticci, noi siamo per un pubblico che sia effettivamente partecipato, un pubblico che sia a misura d'uomo. Quindi poi, per quanto riguarda le modalità, ci sederemo a tavolo, però comunque il modello c'è, ci sta, sulla quale lavorare, ci vuole soltanto la volontà politica di sedersi e di metterlo in atto. Ecco, l'argomento adesso sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale, dove voi non avete rappresentanti. Ecco, ma quale forma di lotta intendete mettere in campo per convincere l'amministrazione a un dietrofondo? Allora, innanzitutto noi siamo sempre stati convinti che partecipare alla vita istituzionale deve essere sempre un mezzo e non un fine, perché le modalità per fare le cose sappiamo che sono molteplici, non è soltanto una. Adesso che cosa si fa? Allora, innanzitutto noi questo sabato a Piazza Scrivà faremo un presidio in cui spiegheremo alla cittadinanza in effetti che cosa vuol dire, qual è il rischio della privatizzazione dell'acqua, e dove chiederemo comunque al sindaco, poi capiamo con quale modalità, se vorrà fare un'assemblea pubblica, se vorrà fare un consiglio monotematico, comunque chiederemo che ci metta la faccia davanti a tutta la cittadinanza. Quindi sabato c'è questo primo presidio, poi chiaramente noi rispetto a questa cosa qua noi faremo le barricate, noi questa è una cosa che abbiamo nel sangue, la mobilitazione è l'unica cosa quindi da fare adesso in questo caso, è la mobilitazione, non le grigie stanze del Consiglio Comunale, che purtroppo oggi noi sappiamo tutti che non è una cosa di stamattina, ma da un bel po' di tempo che le istituzioni sono a livello di fiducia ai minimi storici, quindi bisognerà capire dal basso le persone come reagiranno rispetto a questa cosa qua. Poi, premessa che, come ho detto all'inizio, comunque i tempi di tutta questa faccenda sono stati molto ristretti e io non so se le persone sanno in effetti cosa sta succedendo. Soprattutto il rischio più grande è che si metta in un unico calderone la vicenda dell'acqua privata
con tutti i disagi che hanno avuto sempre i cittadini per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, perché non va fatta confusione. Se le bollette arrivano, quelle bollette esorbitanti, esagerate, degne di uno che magari a casa ha l'imbottigliamento, non è perché l'acqua non funziona, semplicemente perché a Marano non è mai stato fatto nulla per cercare, per scovare gli evasori. Quindi dobbiamo fare un'unica mobilitazione su preservare la volontà popolare, quindi sull'acqua pubblica, in secondo luogo per andare a scovare finalmente a Marano chi l'acqua non l'ha mai pagata, a discapito dei pochi onesti che invece perfetto, la pagano sempre. Il sit-in sarà un'occasione per spiegare ai cittadini di cosa si tratta, di cosa vuole fare il comune. Vuole dire l'ora e il luogo. Piazza Scrivà, sabato mattina alle 11:00.